facebook.com/occupydj, @occupydj on Twitter. Oggi, raga, si parla di cose serie, anche perché uno dei temi più scottanti di questo periodo è quello dell'integrazione della cittadinanza per i figli di stranieri che sono qui in Italia. Si sa che l'hip hop comunque ha sempre parlato di integrazione e oggi ne parliamo con due big fratelloni, Mondo Marcio e Vacca. Ta-da! Come state, ragazzi? Tra l'altro sembriamo una versione hip hop veramente carina dei Blues Brothers in qualche modo. C'è Ale che si sta continuando a funzionare. No, perché mi sono dimenticato il microfono, era qua e non si sarebbe sentito. Infatti, quindi... sarebbe sentito niente. Non sono Blues Brothers, guarda. Sì. No, 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 guarda, guarda che siete belli, ci state. Ma belli siamo sempre stati, belli, Su quello, niente da dire, niente da dire, niente da dire. Miglioriamo con gli anni come il vino. Exactly. Allora, ci colleghiamo però prima di parlare con i ragazzi, col comune di Milano, promotore dell'iniziativa Rigenerazioni, con Pier Francesco Maiorino. Ciao Pier Francesco. Come ciao, va? Ciao a tutti. Come sta? Bene. Mi sento un po' strano qui a guardarvi in un punto immaginario, però sto cercando di dare del mio meglio. Se faccio troppo la parte del fesso mi perdonerete. No, non si preoccupi. Questo venerdì so che si terrà il concerto Rigenerazioni, no? Alla Fabbrica del Vapore. Che cos'è Rigenerazioni? Rigenerazioni è una rassegna che giunge alla seconda edizione riguardante le cosiddette seconde generazioni, cioè quelli che per noi in realtà sono nei fatti milanesi, italiani a tutti gli effetti, cioè i cosiddetti figli di migranti che sono nati nella nostra città e che sono cresciuti nelle nostre scuole, frequentano la nostra città in tutto e per tutto, e noi pensiamo che debbano essere riconosciuti come portatori di diritti in modo molto più serio. E sono 4 giornate, quelle che si aprono domani e che proseguono, in realtà sono 5 giornate che proseguono fino a martedì 21. E il concerto è un momento, penso, piuttosto bello. E poi, insomma, so che avete lì dei grandi artisti, quindi lascio, esatto, a loro lascio a loro fare la promozione di se stessi, però li voglio ringraziare davvero perché è molto bello poter dare dei messaggi positivi, soprattutto in giornate così tristi per la nostra città, esatto, nel nome dell'incontro tra le culture, della lotta a qualsiasi logica della violenza o del razzismo. Perfetto, già ha un po' spiegato la situazione in generale, ma quindi da cosa nasce l'esigenza di organizzare questo concerto di preciso? Ma nasce da una necessità, che è quella di non tenere in un angolo immaginario, in una sorta di limbo, le ragazze e i ragazzi che sono nate a Milano e che sono figlie di migranti che però non sono italiani secondo la legge attuale. E si tratta di persone in carne ed ossa che noi crediamo non possano essere relegate o rimosse dalla città. E poi nasce anche dalla necessità, io credo, di intensificare le occasioni per stare insieme bene a Milano, per utilizzare, esatto, bene, ascoltando della buona musica o discutendo, come faremo in altri incontri su cui non mi soffermo, di questa rassegna di libri o film che divulgano messaggi per noi assolutamente utili e positivi. Perfetto, super interessante. E come mai avete deciso di chiamare per questa iniziativa proprio Mondo Marcio, Vacca e Babaman? Ma la selezione degli artisti è stata fatta da chi ha organizzato l'evento, cioè da ICEI. E noi l'abbiamo accolta come una proposta assolutamente bella, utile, perché insomma penso che poi far passare, diciamo, dialogare con una nuova generazione sia utile farlo anche attraverso la disponibilità di talenti come quelli che avete in studio. E poi io sono anche piuttosto curioso perché non li conosco, li conoscerò venerdì. Maiorino, ma li conosco, non li conosco fisicamente, non li conosco fisicamente, poi in realtà li conosco. Maiorino, c'è una domanda dalla regia. Maiorino, c'è una domanda dalla regia, ma un disco rap, hai mai avuto il piacere di ascoltarlo? Sì, ma non mi fate fare la parte del vecchio così. Per introdurla nel nostro mondo, per introdurti nel nostro mondo, è un mondo bellissimo. È Mondo Marcio che la sta coinvolgendo un po', vola chiederle se ha mai sentito qualcosa di rap. Ciao Maiorino. Sì, ma adesso non sono, ho fatto 40 anni ieri, ma non sono così rimbambito. Auguri comunque. Auguri. Grazie. Auguri. No, ma il rap in realtà può essere utile come strumento per conoscere, oltre alle nuove generazioni, quello che succede in città, perché spesso magari una cosa che non si vede ai TG si sente in un disco rap. Esatto. Assolutamente. Quindi può essere un modo per conoscere un pochino quello che succede nei vari quartieri, anche perché si nominano poi i quartieri. Per esempio Ale di Quarto, Giaro,
Alla di Quarto Giaro, io sono di Niguarda, quarto. Quindi comunque quarto. Quindi Giaro. Abbiamo un po' di informazioni riguardo a quello che succede in città. In realtà può essere in un certo senso utile anche per conoscere un po' cosa succede veramente tutti i giorni a casa dei ragazzi. Grande Marcio. Certo, ma se poi posso aggiungere una cosa, il rap nella sua storia nasce proprio dal rapporto con la dimensione dei quartieri metropolitani. In fondo è un po' più un linguaggio, si direbbe, della strada, che prende l'itinerario musicale. In questo è nato così, e quindi è, credo, anche uno strumento molto utile, molto bello su questo terreno. Devo dire che per noi sarà l'occasione, ma in questo confido davvero in voi, anche per ricordare chi, come Daniele, il ragazzo che è scomparso in questa tragica e terrificante circostanza, o le altre persone che hanno perso la vita davvero in una giornata, in una mattinata di follia della città di Milano, e penso che con molta semplicità dovremmo pensare anche a loro. Perfetto, perfetto. Vabbè, allora assessore, io la ringrazio per il suo tempo. A venerdì sera. A venerdì. Assolutamente, noi siamo molto molto contenti di partecipare. Una cosa che dicevamo prima, mi piaceva la parte dove c'erano i ringraziamenti per gli artisti che partecipano. Io e Ale abbiamo 10.000 euro di multe che abbiamo sommato nel corso degli anni. Ci chiedevamo se da parte del comune di Milano facciamo lo scambio, stato... concerto. Esatto. Esatto, rimozione. Nel senso che il bene genera bene, no? Una mano lava l'altra. Quelle ve le pagate. Quelle ve le pagate voi, non c'è via di scampo, ragazzi. Grazie mille, assessore. Ciao. Grazie a mille, venerdì. Salve. Buona serata. Ciao. Andiamo col video di Marcio. Bang! A dopo. Se mi vedi in giro, Marcio, la mia voce fa. Mondo Marcio non è. Fumo la sagoma, l'ombra, fondo guerriero, sugo. Bang, 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 bang. Sempre in diretta, the flow, vacca. Vedi, vedi, che anche ieri sono andato a vedere il coso e sempre qua si blocca. Adesso voglio vedere il mio video. Ma voglio vedere il mio video, se no non me ne vado da qua via. Altro che Occupy DJ. Sto qua per sempre. Occupy DJ nel vero senso. Occupy DJ. Nel senso che anni fa Occupy DJ. Esatto. È un casino. Ma non se ne va via da qui. Io non me ne vado da qua fino a quando non passate il mio video e voglio vedere. Storie di Ferri qua. Ok, allora dai, passiamo un po' alle domande, ragazzi. Ringraziamo ancora l'assessore Maiorino. Vorrei chiedervi come mai avete accettato appunto l'invito a questo progetto. Questo evento più caldo. Sì, perché sono papà. Vacca, vai. Allora faccio quello della sigla. No, in realtà c'è stata fatta questa proposta, ci sembrava interessante e soprattutto. E poi era anche utile, perché in questo caso siamo noi portavoce di un grosso messaggio, che è quello appunto della seconda generazione di italiani, eccetera eccetera. Io, essendo papà di una bambina nata a Kingston, essendo italiano, non ho questo problema. Ho tanti amici che hanno questo problema, quindi immagino. Essendo nati ragazzi in Italia, devono avere tutti i diritti di essere trattati come italiani. Sì, anche come perché italiani. È solo un paese, siamo cittadini, infatti, del mondo. Ognuno può andare in qualsiasi parte, non ha così tanti problemi come nel nostro paese per far rimanere i propri figli. Di conseguenza, il messaggio di rigenerazione è potente. Noi abbiamo voglia di tirare in mezzo più persone possibili per far sì che questo messaggio arrivi ovunque. E per una volta, appunto, come ripeto, non è solo interessante la cosa, è divertente, ma è utile per qualcuno. Anche utile e interessante, esatto. E poi è qualcosa per la città, fondamentalmente. Ci sono pochi eventi per la città di Milano. Assolutamente. Beh, penso che quell'area, tra io l'altro, non è utilizzata. Pischello, nel senso, 26 anni, Ale ha qualche anno più di me, sicuramente si ricorderà quando sui Navigli, quando un po' per tutta la città c'erano comunque tanti eventi per la gente, no? Gratuiti. Questo è particolarmente grosso, però dico in generale c'era proprio tanta musica gratis. Assolutamente. Sì, sì, ricordo. Adesso benissimo. Questa cosa è andata. Va, 5 anni con la mamma passeggi. Guarda, va. Marchino, il concerto gratis. Esatto, adesso questa cosa è andata un pochino a scemare, quindi vogliamo riportare un pochino quell'attitudine di far sentire la gente veramente partecipe di questo fantastico musica. Un movimento musicale che è il rap di questi giorni. Ok, ma voi pensate che comunque questo tema, un po' dell'integrazione, un po' del razzismo, sì, sia ben affrontato in Italia? Secondo me assolutamente no. L'Italia è bigotta in tutto quello che fa, in tutto quello che affronta. Secondo me la questione dell'immigrazione e del razzismo viene trattata come la polvere che metti sotto il tappeto, no? E te la dimentichi lì. E non è un problema che viene affrontato. No, poco, abbastanza. Si sa che c'è questo problema qua, però non si fa veramente qualcosa. Anche quando arrivano le navi non si rimandano indietro, semplicemente si fanno arrivare qua e poi si disperdono per il paese senza un senso. Quindi è qualcosa sulla quale la gente dovrebbe riflettere. Speriamo di fare il nostro in questa occasione. Mani in alto. Mani in alto. Come il video. come il video, lo stavo per dire io, grande. Ma
come dire, ci sono secondo voi degli esempi che riguardo appunto che dovremmo seguire? Musicali, riguardo in al fatto dell'immigrazione? Sì, siccome comunque è un tema poco affrontato, ci sono degli esempi che dovremmo seguire. Beh, ognuno affronta il problema a modo suo. Per esempio, in Australia mi rimane molto, è sempre impresso questo evento che c'era stato, questa, come dire, questo aneddoto di anni fa. Era arrivata una nave come quelle che arrivano a noi e gli australiani avevano messo l'esercito fuori proprio con i fucili, eccetera. Quello è un modo un po' estremo di trattare l'immigrazione. Sicuramente come facciamo noi, però non è meglio, perché comunque li facciamo entrare e disperdere. No, il problema, ragazzi, è che in realtà, e ripeto per esperienza non personale in termini di mia famiglia, però di amici molto stretti e vicini a me, in realtà noi dovremmo un attimino e metterci nel loro posto. Queste persone non vengono nel nostro paese perché gli fa piacere di avere certi politici che li governano, esatto, o chissà cosa... che non è l'America di certo, esatto. Loro arrivano qui perché è il posto più vicino per arrivare e dove magari riescono, perché ci sono probabilmente meno controlli, non lo so, ma per salvarsi da una situazione, esatto, tragica, estrema. Ok, ci sono quelli che arrivano dalla guerra, ci sono quelli che arrivano da posti come il Nord Africa, i paesi del Maghreb in questo momento, dove tra la Siria e perdonatemi l'errore geografico, però tutti hanno problemi in questo momento, i paesi arabi, dopo un po' già prima della morte di Gheddafi, cioè, non se ne parla tanto in Italia, è però chiaro, in realtà non ne parleranno mai tanto. Non ne parlano tanto, però i casini ci sono ancora. In Siria c'è un bordello allucinante, in Libia stessa cosa, in Tunisia c'era la rivoluzione fino a poco tempo fa. Quando questa gente arriva nel nostro paese, perché questa gente è disperata, e soprattutto se si mette su una barca e rischia di morire nel tragitto che li porta dal loro paese al nostro, bisognerebbe capire che cosa li spinge a far questo. Poi in viene da noi bisognerebbe... trova i leghisti. Sì, infatti, poi esatto. Si trova quelli con le bandane verdi. Quando dici dalla padella alla braccia. E tu pensi, ma di che gang fate parte? No, in realtà... No, vabbè, però alla fine anche queste cose sono, tra virgolette, queste persone hanno reale bisogno di aiuto, di conseguenza figurati se loro vanno a pensare alla Lega o a quelli lì che piacciono le ragazzine, ma non mi ricordo il nome, però penso che qualcuno l'abbia capito. Di conseguenza fame, guerra e tante altre cose ti portano sì che metti i piedi su una barca e rischi la vita per provare un qualcosa migliore, che non significa un paese più bello, cosa? Non stare in mezzo alla guerra e riuscire a portare in salvo i tuoi figli. Io da papà ti dico, tu lo faresti? Che cosa devi fare? Non di certo. No, sicuramente sono persone che non hanno alternative. Bisognerebbe affrontare il problema veramente e non trattarlo come un'epidemia, come un problema. Esatto. Sì, però allo stesso tempo rimandare le navi dietro vorrebbe dire rimandarli nell'inferno, non vuol dire nulla. Noi la possibilità ne abbiamo, perché se noi paghiamo ai politici oltre, non parliamo neanche di stipendi, ma proprio di tutte le spese che ci sono intorno alla politica, tutto il resto, e gli aerei gratis, eccetera, eccetera. Sì, ce ne sono tanti. I soldi da spendere noi per salvare la gente che fa parte di questo pianeta. L'Italia è geograficamente uno stivale, però ripeto, il mondo è nostro. È una sneakers. Il mondo è nostro, capito? Di conseguenza, come tu vorresti, magari arrivi a un certo punto della tua vita, ti vorresti trasferire in America, e se qualcuno ti mettesse i paletti perché sei un immigrato, io non abito più in Italia, quindi sento questa cosa un attimino più sulla mia pelle, perché se a me mi trattassero come gli italiani trattano i venditori di rose, piuttosto che chi va a lavare i vetri, eccetera, eccetera, mi sentirei male. Ok, di conseguenza bisogna aiutare queste persone, che se di certo si sono in una situazione del genere, perché hanno bisogno di aiuto, tutto qua. Perfetto, grande vacca. Vacca, marcio, vacca, marca, vacca, vacca, l'ultima volta. Oggi è l'ultima volta. Hai fatto una canna? Eccoci sempre a The Flow. Siamo cammino all'indietro, gli alcolici a fiumi, sostanze che assumi. Siamo sempre. Giorno me lo ripeto, le cene senza fine, bottiglie che costruisco. Degenero totale. Degenero totale. Allora, insomma, stavo un attimino. Ho imparato al muretto a farlo. Stavamo chiacchierando. Allora, siamo sempre qui con Vacca e Marcio, siamo quasi in chiusura. Io vorrei fare un attimo una domanda a Marcio. So che tu adesso mi chiamo. Non fare finta di fare serio, che non riesce a diventare serio.
serio, sociale. So che tu hai ripubblicato il tuo primo disco, no? Se non sbaglio. Puoi spiegare un po' come è venuta questa cosa? Perché più di tanto. Visto che sai che. Visto che sai che ci piace essere sempre attivi in studio a fare canzoni, eccetera. A brevissimo uscirà una special edition del mio ultimo disco che si chiama Cose dell'altro mondo. La special edition si chiamerà Cose dell'altro mondo marcio. Perché dentro sarà contenuto Mondo Marcio, che è il mio primo disco uscito 10 anni fa, siamo nel 2013, classic. Nel 2003, adesso facciamo 10 anni esatti da quando è uscito Mondo Marcio, che conteneva Non so volare, Tieni duro, Brucia Marcio Brucia, tante canzoni po' cult, diciamo così, dell'hip hop italiano di una volta. Adesso uscirà la special edition. Perfetto. Ale, dopo... Uno dei pezzi inediti, Sputano, è Eterno sedicenne, che farai anche tu fra 10 anni. No. Esatto, perché praticamente per 10 anni c'è stato questo mito che avevo 16 anni. Poi è uscito Cose dell'altro mondo e di colpo 26, la gente ha ricominciato a leggere 26 anni. Ah, ok. Fra un po' sarà come Taribo West, che in realtà Bassi per venderlo ai tempi, quando era piccolino ne aveva 24 già lui, capito? Già la barba. Esatto, mi rasavo tutti i giorni, però comunque è finita bene alla fine. Quindi morale della favola, esce Cose dell'altro mondo marcio, prenato al singolo sempre in serata. E chiaramente saranno due dischi, Mondo Marcio e Cose dell'altro mondo. In Cose dell'altro mondo sono molto contento perché c'è questo mino qua. Abbiamo fatto un pezzo bang che abbiamo passato. Continua a frustullarsi i capelli. No, perché non c'è stato poco fa. E continua a prenderseli. Vabbè, ragazzi, in due parole, siete gasati per stasera? Gasatissimi. Lo siamo. Perfetto. Ragazzi, andate, mi raccomando, al concerto. Tu vieni? Io penso di sì, è venerdì. Stasera grande serata. Ma che non mi fai paura perché sei grande. Ho detto che alzati. No, raga, adesso in due. Guarda. Guarda che pace e bene. Pace, pizza. Guarda in camera, Ale. Oh, vale, tutto. Guarda in camera, mi raccomando, rigenerazione. Vi mancate. Quando marcio. Vi rigeneriamo noi. Mix up. Pum! Yes!